Let's go, bitches. Prima di iniziare questo video voglio parlarvi di diciamo una promozione, un contest che sta facendo livecodes.it, che secondo me è una cosa molto divertente, l'ho scoperto qualche giorno fa, io sta chiudendo tra poco, quindi ho detto perché non provare a dirlo un pochino a tutti, è una cosa molto divertente e simpatica. Praticamente dovete andare sulla pagina di livecodes.it o di quella mia, di Power, che ho condiviso sulla mia pagina Facebook il link. E praticamente ci sono quattro immagini, e queste quattro immagini, almeno una di queste quattro, dovrete trovare la principessa Starlet, che vedrete nella foto prima. Bene, una volta trovata lo dovrete comunicare ovviamente nell'apposito post che ci sarà scritto, e avrete la possibilità di vincere un viaggio per due persone a Parigi, due biglietti per il Games Week di Parigi, che è una figata, io ci sono stato, e due biglietti, ragazzi, per Disneyland Paris, che è uno dei più grandi parchi in Europa. Io vi invito a farla, è una cosa molto divertente. Spero che magari uno di voi sarà sorteggiato, perché ovviamente tantissimi di voi già che l'hanno fatto ieri avranno trovato la principessa Starlet, quindi sarà più che altro un sorteggio tra quelli che l'avranno trovata. Spero che ci riuscirete. Fatemi sapere se uno di voi, tra l'altro, riuscirà ad andare a Parigi grazie a questo contest. Io mi stavo impallando con la voce. Let's go, bitches, vi lascio al gameplay. Let's go, bitches, e benvenuti a questo commentary su Destiny. Sono sempre io, il vostro guardiano preferito, Power. Bene, questo gameplay è una partita su scontro in cui stavo giocando con le due armi che avete visto nelle due puntate di Breaking the Meta 1 e 2, umiltà di basso grado e 55 a tutta sorte. In questo caso mi pare che l'umiltà di basso grado non era ancora comunque upgradata al massimo, quindi mi dispiace se non sono così preciso come avete visto invece nelle clip che vi ho fatto vedere l'altra volta. Comunque, oltre a questo voglio farvi questo piccolo commentary per parlarvi di qualcosa. Ah, una piccola premessa, la partita la perderò, ma farò un numero spropositato di kill che vi invito a guardare, perché questa partita è veramente un massacro dove ho giocato da solo 1v6. Mi piace molto giocare in crogiolo da solo, più che altro perché ovviamente con i compagni è molto semplice. Da solo si possono fare incredibili streak di kill, divertirsi massacrando gli avversari, eccetera, eccetera. Comunque, parliamo subito di cosa voglio parlarvi, di Destiny. Allora, io mi trovo benissimo a giocare in questo gioco perché mi ricorda molto Halo. Il gameplay è molto simile, come ci si muove, come si spara, eccetera, eccetera. E sono un amante della serie di Halo, è stato uno dei miei primi FPS, tra l'altro, dopo quelli che ho giocato sul Nintendo 64. E sono qui su Destiny in questi giorni che sto giocando un po' di più, io ho solo 150 ore di gioco. Mi sto interessando molto a come funzionano i vari perk, le varie, diciamo, migliorie per le armi, come riforgiare un'arma e farla diventare più forte rispetto alle altre, eccetera, eccetera. Sto perdendo veramente molto tempo, non è perdere tempo, però nel senso sto usando molto del mio tempo su Destiny per provare diverse armi, o comunque cercare armi, guardandole comunque nelle varie fazioni, eccetera, eccetera, che possano essere in grado di competere con quelle che vengono usate normalmente da tutti. È una cosa molto divertente pure perché a volte si trovano armi veramente divertenti e comunque molto forti, come già avete visto con tutta sorte l'umiltà di basso grado. E poi la cosa bella è proprio trovare delle armi che usano poche persone e distruggere quelli che usano cose come falco lunare, aculeo, eccetera, eccetera. Io stesso nelle prove di Osiride di ieri, per esempio, ho usato il gioiello di Osiride, la pistola, contro gente che utilizzava aculeo, falco lunare e ultima parola. Ma tranquillamente ho usato quelle armi perché ho scoperto che con la giusta, diciamo, skill, col giusto modo di giocare, perché ogni arma vi fa giocare in un modo diverso. Quindi, ovviamente, giocando con un cannone portatile del genere che ha delle penalità, avendo un raggio di fuoco veramente basso, bisogna saper giocare in un determinato modo. Infatti, col gioiello d'Osiride, fare jump shot, per esempio, perché ha proprio il perk che consente di muoversi in aria. Un'altra cosa di cui voglio parlarvi, che mi interessa veramente di Destiny, è il lore che c'è dietro, che mi appassiona veramente tanto e che ogni tanto mi vado a leggere, per esempio su The Tower, eccetera, eccetera. O comunque me lo dicono quelli del mio clan, che sono tutti giocatori d'esperienza e famosi. Non so se conoscete il clan Lebrande e come si chiama, gli Enage Team. Ci siamo fusi, tra l'altro, e abbiamo formato quello che è uno dei migliori team, penso, in Italia. Io infatti sono grato di questa cosa, di poter far parte di questo gruppo, in grado comunque di raidare ad alti livelli in PvE, cercare magari di fare qualche record su The Taken King e cercare di essere i migliori in PvP.
Sono veramente felice perché sono tutte comunque persone che, con cui discuto ogni giorno e infatti tutte queste news che voi avete sulle nuove armi da provare o comunque i perk da utilizzare sulle armi vengono tutte dal mio clan e dalle prove che faccio io. Ovviamente noi ci riuniamo assieme, cioè io come faccio a trovare un'arma, come ho fatto a trovare il 55 tutta sorte? Parlando con gli altri, con uno del clan che la utilizzava, ho deciso di prenderla anch'io e di riforgiarla. Ho trovato questi perk e questo mirino e ho deciso di provare ad Hai usarla e ho scoperto che era veramente caricato di forte. Destiny? Quindi la No, cosa non ce bella l'ho di io. Destiny è proprio il fatto Assolutamente che non tu, ce l'ho insieme io. agli altri giocatori, No, mica puoi male, ti condividere. ammazzo. Non è come COD che ci sono quelle 7-8 armi, ci sono quelle 2-3 più potenti, ci sono sempre i soliti accessori, eccetera, eccetera. Destiny è molto più vario. Come vedete, molti non usano il cecchino, ma io mi trovo bene. O comunque non usano tanti fucile a impulsi come quello che state vedendo in questo video. Perché? Perché apparentemente sembra veramente scarso. Ma così via, ma pure le armi più forti, come per esempio il Matador, il Sentenza 6, l'Imbucata alla Festa, che sono dei pompa fortissimi, senza tralasciando il Felwinter Sly, la menzogna di Felwinter. Io queste armi le ho riforgiate in modo che facessero quello che volevo io, cioè che fossero adatte al mio stile di gioco, e comunque con quelli che, secondo le prove che abbiamo fatto, i test che abbiamo fatto, le rendevano molto più forti del normale. Infatti, devo dire che quando gioco con il Matador, per esempio, è una strage, ma io non voglio dirvi altro sulle armi perché fra poco le affronterò nei prossimi Breaking the Meta, molte altre armi forti per il PvP che possono tranquillamente competere con Aculeo, Felwinter Sly e così via. Un'altra cosa, pure le armi potenti, cioè riforgiate nel modo giusto, diventano ancora più utili di quello che sono e potrete outgunnare tranquillamente gli avversari. Destiny è un gioco veramente interessante, pure la parte PvE voglio trattarla, ovviamente la tratterò sicuramente da The Taken King, ma perché? Perché secondo me non ha senso, attualmente ormai tutti sanno tutto, sanno tutti come fare magari un cala la notte utilizzando magari un bug per farlo in solo se non ci sono i vostri amici, eccetera, eccetera, quindi oppure fare un raid così. Quindi mi occuperò magari di The Taken King perché stando in un gruppo così bravo, non vedo l'ora di affrontare con loro questa nuova esperienza. Contemporaneamente comunque tratterò anche Call of Duty come già sapete, fra poco ci sarà la beta e non voglio dirvi altre cose perché sarà veramente una cosa, una notizia grandissima, quindi state sintonizzati prima della beta perché ci sarà qualcosa per voi che vi piacerà tantissimo. Quindi, niente, su Destiny cos'altro posso dirvi? Io non vedo l'ora di continuare questa serie sul PvP. Io amo il PvP, è bellissimo, mi ricorda, non so, c'è qualcosa che mi ricorda di World of Warcraft, questo PvP, questo sistema con ognuno ha le sue armi, i suoi talenti, le sue cose che mi appassiona veramente. Ma io immagino molti di voi che chiedono, Power, ma perché ti sei messo a fare video su Destiny? Cosa ne sai tu di Destiny con così poche ore? Ebbene, io voglio dirvi che in verità la community di Destiny non è poi, non ha poi tutta questa conoscenza all'interno del gioco. Magari è brutto da dire, ma molte persone magari hanno armi con perk sbagliati o hanno un perk che magari non è utile come un altro. Non hanno quello che è il cosiddetto reforging perfetto. Quindi io sono arrivato qui per cercare di creare quelli che sono i migliori setup per le vostre armi. Allo stesso modo non posso farlo ovviamente per il titano e lo stregone giocando solo con il cacciatore, ma quello che voglio cercare di fare, grazie all'aiuto dei miei compagni di team, registrare delle clip con loro e cercare di fare dei commentary magari per quanto riguarda lo stregone o il titano in PvP. Perché come sapete esistono delle meccaniche particolari, per esempio con il titano, utilizzando il jetpack e in più dei tasti che ora non ve li voglio svelare, sarete in grado di muovervi più velocemente per la mappa e quindi di muovervi a raggiungere posizioni più velocemente o di scappare in modo più veloce. E non parlo di fare la spallata caricata o cose simili, parlo proprio di un modo per utilizzare il salto per muoversi più velocemente. Queste cose, diciamo, le conoscono veramente pochi. Sì, perché questo? Perché non lo so, sinceramente, la vera motivazione del perché poche persone conosco. Forse perché chi le conosce magari non ha un canale di YouTube o magari non si occupa di farlo sapere agli altri. O comunque, molte volte le persone non hanno la possibilità di avere un canale di YouTube e quindi tutte queste conoscenze vanno sprecate se non a quelli del proprio clan. Quindi il bello è cercare di comunicare e di portare le varie conoscenze dei giocatori forti o comunque famosi a tutti in modo di aumentare la bravura dei vari giocatori su Destiny. Sembra una cosa strana da dire, ma Destiny è un gioco che comunque richiede la sua abilità, la sua tattica, la sua tecnica, perché ovviamente voi dovrete sempre sapere uno stregone magari
magari al dardo assionico o magari alla sua granata solare, che come sapete dà l'effetto di bruciatura. E comunque, in base ai propri talenti, sapersi rapportare a un nemico del genere. Nelle prove di Osiride, anche molti di voi servirà questa cosa, penso, perché non tutti sono in grado magari di raggiungere il faro, ci sono pure i meno fortunati. Un'altra cosa che tra l'altro mi ha stupito di Destiny è che tantissimi giocatori non hanno mai completato un raid o non sono mai arrivati a livello massimo. Non ho ben capito se quei valori erano dovuti a giocatori che magari hanno pure abbandonato, però il valore è altissimo. Ci stava pure una buona percentuale che non aveva mai messo un'arma esotica. Quindi io dico, spero magari che con la mia conoscenza da giocatore professionista e grazie all'aiuto di membri così importanti dei clan di Destiny che si sono fusi tra l'altro nel nuovo team di Feral Blood, spero di poter portare questa conoscenza a voi e di migliorare la vostra esperienza in gioco. Non, sicuramente magari questo mio pensiero può sembrare un pochino altezzoso, un pochino superbo, ma in verità io lo faccio perché comunque negli FPS ho una discreta skill. Destiny me la cavo per avere solo 150 ore di gioco più o meno. E grazie comunque all'aiuto di questi miei compagni che sono giocatori forti e che hanno molta conoscenza nell'ambito sia PvE che PvP, io sono riuscito ad aumentare la mia skill tranquillamente e vorrei riuscire a portare anche questo a voi. Quindi ragazzi, siamo arrivati praticamente alla fine del video, come state vedendo, il massacro è finito, ho perso di circa 600 punti, veramente un dispiacere per questa partita. Spero vi sia piaciuto il gameplay, spero vi sia piaciuto questo commentary, mi piacerebbe qua sotto sentire le vostre opinioni o comunque dei discorsi fatti da voi. Let's go!